nascere soprattutto dai nostri comportamenti quotidiani. Noi tutti in prima persona possiamo e dobbiamo essere fabbricanti di pace. Il tuo ricordo mi parla. Per volere della nonna, io ero molto piccolo, insomma, zio Cicillo non l'ho conosciuto, ma non l'ho conosciuto di persona, ma l'ho conosciuto perché la nonna ne parlava spesso. Ero un adolescente, la nonna ci ha lasciato nel 1978 e io avevo appena 16 anni, quindi per volere della nonna che mi parlava sempre, voleva che ritornasse suo figlio sulla terra natia. Successivamente la mamma ci teneva tanto, però come si sa i genitori per noi sono eterni, quindi non credevamo che ci lasciasse, quindi ci ha lasciato improvvisamente il 14 marzo del 2018 e il 14 marzo del 2017 papà. Per volere dei nostri genitori siamo andati a Francoforte e precisamente a Norimberga, perché la nonna ci diceva che era sepolto nel cimitero militare di Norimberga alla fossa 14 fila 68. Dalla mia finestra io guardo il mondo che passa, giorno ci sarai, ogni minuto che vorrai, ad ogni passo della vita. Siamo andati a vedere, a trovare il sepolcro, ma in realtà non abbiamo trovato il sepolcro. Da informazioni assunte abbiamo visto che era stato trasferito verso la fine degli anni 80 nel sepolcro militare, nel cimitero militare di Francoforte. Siamo ritornati a Francoforte e abbiamo trovato effettivamente il sepolcro, quindi ci siamo impegnati a che i resti dello zio ritornassero nella terra, nella sua terra natia. E quale strada sceglierai? Che direzione mi consiglierai? E si è allontanato da Carovigno con la forza perché è stato in guerra, è stato chiamato alle armi nel 1940, proprio allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale. E lui è andato subito in Grecia al fronte. Nel reparto dei mitraglieri e poi di là è stato con l'armistizio è stato deportato in un campo di concentramento a Norimberga, dove poi è morto. Lui scriveva sempre ai genitori, però nelle sue lettere che tuttora conserviamo non ha mai detto il posto e il posto ove lui si trovasse per questioni di segreto di Stato. E certo è che comunque, tra le tante lettere, ricordo una che leggerà mia cognata domani in chiesa, tra le tante ce n'è una, laddove la nonna, nonché la madre, si lamentava che i soldati rubassero le arance e i mandarini dall'orto, e in realtà lui scriveva in questa lettera: sono rimasto scioccato, lasciate perdere, non è un furto che fanno, anzi aiutateli e se possibile dategli anche da mangiare, perché la guerra è dura, la guerra è la morte in persona. Quindi... lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla. Finestra.